Buonasera a tutti, stasera andiamo a vedere un nuovo video sempre da voi richiesto riguardante la riparazione di uno scheletrato dal punto di vista del laboratorio odontotecnico. Poco vi lascio il video e vi farò come al solito da voce narrante. Volevo solo fare una piccola premessa sugli scheletrati che se vi possono interessare come argomento fatemelo sapere qui sotto nei commenti, potrei anche volendo ad andare a approfondire, chiaro che se non mi interessa passeremo oltre. Allora, lo scheletrato è una protesi definitiva ma non completa, quindi non è come la protesi, diciamo, la dentiera della nonna, è una protesi non totale ma parziale e da un punto di vista biomeccanico viene considerata semifisiologica, semplicemente perché ha uno scarico delle forze masticatorie su elementi pilastro ai quali ci si aggancia con i ganci, appunto, dello scheletrato, mentre il resto delle forze masticanti viene scaricato sulle selle dentule, quindi su quelle zone di gengiva che non hanno più gli elementi e che quindi infatti vengono sostituiti delle selle artificiali poste appunto sullo scheletrato. Detto questo, vi lascio il video e ripeto, fatemi sapere se vi interessa approfondire, potremmo magari parlare anche di quello che è una classificazione delle dentulie parziali, quindi di una classificazione di Kennedy. Aspetto che mi diciate qualcosa. A dopo! Ecco qui il nostro scheletrato da riparare. Come vedete, sulla barra metallica si è spezzato. Chiaramente la paziente riferisce che si è, come al solito, spezzato in bocca quando mangiava qualcosa di morbido, tipo brodo o Philadelphia. Sappiamo tutti benissimo che le cose morbide creano danni. Chiaramente si scherza, ma nell'ambiente sapete benissimo come me che normalmente i pazienti riferiscono ciò. Allora, all'inizio il pezzettino rotto è stato messo insieme con della colla apposita e poi viene creata una base in gesso per mantenere la posizione. Ecco il gesso indurito. Adesso si può andare avanti con i procedimenti. Prima di tutto si creano delle mascherine che serviranno a tenere in posizione, o meglio, la posizione di quello che sono le due selle, una posteriore in questo caso e una anteriore, dove dovremo andare a realizzare la saldatura proprio per non perdere la posizione. Quindi ecco il modello. Adesso si va con un manipolo dritto e delle frese da laboratorio a liberare la parte metallica dove appunto adesso c'è la sella in resina. Ecco qui il pezzettino liberato. Si procede allo stesso modo con la parte anteriore, quindi togliendo la resina e liberando la parte anteriore. Quindi adesso abbiamo il metallo in quel punto completamente libero, senza resina. La lasciamo dall'altra parte perché non è utile ai fini della saldatura. Riposizionato il tutto sul modello in gesso per avere una posizione, si fa una saldatura provvisoria con della resina rossa. Si prepara poi a resina rossa indurita una base con un materiale che non è gesso, ma è un materiale fatto apposta per sopportare quelle che sono le temperature nel momento in cui si va a fare la saldatura, ma si impasta un po' come se fosse gesso. Infatti, se vedete, è ancora morbido, quindi giustamente affonda all'interno lo scheletrato. Si vanno a proteggere alcune parti non interessate, diciamo così, dalla saldatura in modo da avere ben fermo il tutto. Si aspetta qualche minuto che indurisce. Adesso che è indurito, si va tra poco a eliminare il pezzettino di resina utilizzata come fermo. La parte invece dove ci sono gli altri due denti che viene indicata in questo punto, in questo momento, verrà protetta proprio per non andare a rovinarla nel momento della saldatura. Ecco il momento della saldatura. Quindi si va a riscaldare la parte di resina rossa che ci ha aiutato a fare da finta saldatura fino in questo momento e una volta ammorbidita viene, eccola qui, spinta via. Adesso si va invece sempre con la fiamma a riscaldare il metallo che viene proprio fuso nel punto in cui è avvenuta la frattura. Finito questo, si va a sabbiare per pulire e a questo punto si va a lucidare e a rifinire la zona in cui abbiamo effettuato la saldatura. Si va poi a lucidare
con una lucidatrice e diversi tipi di spazzola e prodotti apposta, e andiamo avanti con la fase di lucidatura, cambiando anche panno e prodotto lucidante. Adesso lo scheletrato è come se fosse nuovo e fiammante, viene ripulito ulteriormente con una vaporizzata di vapore, si prende poi ancora in mano il primo modello che viene isolato con un isolante apposta, si appoggia il tutto perché adesso dobbiamo riappoggiare i denti, quindi le selle con al di sopra i denti in resina. Quelle mascherine, vi ricordate, che avevamo fatto all'inizio, ecco che ci tornano utili proprio per ritrovare la posizione di dove devono essere appoggiate. Si va a preparare la resina, si bagna sempre con un po' di liquido per aumentare la adesione della nuova resina che andiamo a mettere, e impastata con la polvere adesso viene posta all'interno di queste mascherine, quindi andiamo a risistemare anche la zona dei denti, sia anteriore che posteriore, dove appunto avevamo avuto il bisogno di toglierla per poter effettuare la saldatura. È una resina termopolimerizzabile, quindi viene inserita in questa macchina che abbiamo già ben visto in alcuni video e cotta a pressione. Concluso quello che è la cottura, quindi la polimerizzazione, verrà estratto il tutto, mascherina chiaramente compresa, e rimosso dal modello il lavoro che deve essere ora rifinito, lucidato e consegnato allo studio per essere poi dato al paziente. Sempre col manipolo dritto, adesso l'odontotecnico va a rifinire le sbavature, a lucidare sia con dei gommini che sempre con la lucidatrice. In questo caso sta usando pietra pomice, tra le altre cose. Poi si va a ripulire ancora col vapore e un'ulteriore detersione in una vasca ad ultrasuoni. Conclusi i minuti nella vasca ad ultrasuoni, viene prelevato, ripassato per pulirlo ulteriormente sempre con il vapore e poi messo in una soluzione di clorexidina per disinfezione. Finiti i tempi di contatto, si asciuga, si imbusta e viene preparato per essere consegnato allo studio, quindi con il portaprotesi, la prescrizione e il certificato di conformità per la riparazione. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, io vi aspetto ogni martedì alle 19. A presto!